Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Trasione Mike Sossa, oggi io sono GoBoy203 e oggi siamo sulla prima top 5 dei videogiochi giocati da me, quindi alla buona visione. Perfetto, quello che state vedendo è One Piece Parte Wars 2, questo qua è il quinto gioco preferito. Cosa c'è in questo gioco? Praticamente sapete, tutti dovete conoscere One Piece, l'anime, no, non è l'anime, ho sbagliato, il manga più venduto del mondo, vabbè, particolare in Giappone, non c'è bisogno di raccontare la trama, praticamente però non ha rispettato la storia perché ne ha creata una. Questo qua è l'unico, questo qua è il secondo capitolo, c'è anche il terzo, che però ha rispettato tutta la trama fino a dove sono arrivati, invece questo qua l'ha creata, però è tutto luogo del... della perultima stagione che hanno creato. E quindi questo qua è il quinto gioco preferito da me. Come vedete più o meno da che è buono, più o meno d'azione, combattimento. È stato migliorato dal 3, quindi adesso ho fatto più meglio, i dialoghi sono fatti meglio, grafica bellissima. Ecco, questo qua io lo metterei nel top giochi che vorrei provare. Quindi al prossimo. Adesso scoprirete che cos'è, se non avete riconosciuto le immagini. Ok, vabbè, vi spiego subito. Allora, questo qua è The Legend of Zelda Twilight Princess. L'ho messo alla quarta posizione perché è un gioco proprio difficile, molto enigmatico. La maggior parte delle cose ho dovuto guardare da internet. A parte un dungeon che però, incredibilmente, il boss l'ho sconfitto senza usare internet. Cioè, non ho skippato, nel senso di guardare video su YouTube. Quindi, veramente incredibile, solamente quella volta. Ma poi, del resto, era molto difficile. Non mi ricordo se c'era una modalità difficile, ma non male che c'era. Forse c'era solamente una modalità, non mi ricordo. Però era molto bello. E adesso passiamo alla terza, che sarà molto discussa. Soprattutto la terza e la seconda, quindi alla terza posizione. Allora, prima di far partire il video, non vi ho raccontato la trama di Twilight Princess. Dunque, praticamente il re, parte del mondo, una parte di Hyrule è controllata da un mago chiamato Gent, mi sembra. Sì. In cui Link deve sconfiggerlo e liberare il mondo e poi sconfiggere Ganondorf per liberarlo completamente insieme alla regina del crepuscolo che è Midna. Che bene, un bel gioco, una bella tappa, però sento che non ve l'ho spiegato bene, ma vabbè, sono dettagli. Adesso il terzo gioco, qua direte, bestemmierete come non mai, ma lo vedrete, state tranquilli. Sì, avete proprio capito bene. È proprio lui, sì. È GTA 5, lo so. L'ho messo alla terza posizione perché quello secondo mi ha colpito di più, il GTA 5. Beh, sì, è bello, anche bello online, però sapete quello che succede. Bella la trama, sì. Tutto bello, grafica bella, ma... vabbè, quello che cavo io mi sono migliorata di più, quindi come se fosse la PlayStation 4. Quindi adesso passeremo alla seconda. Qua, mamma mia, era un pochettino indeciso, ma ho scelto quello che è arrivato secondo. GTA 5 sì, mi piace, ma mi piace di più quello che mi è piaciuto di più quello che poi verrà adesso. Quindi colpo di scena arriva adesso. Da 3, 2, 1. Vabbè, come avete visto dalle immagini, è lui, proprio lui, Assassin's Creed Rouge. Allora, l'unica brutta cosa di questo gioco è che non c'è l'online, ma tutte le altre cose è veramente perfetto. Di più di GTA 5 purtroppo, ma il primo non è un gioco della PlayStation 3. Allora, vi dico che One Piece è PlayStation 3,
GTA 5 Assassin's Creed per PlayStation 3, invece Zelda è del Wii. Ma in prima posizione arriva uno della PlayStation 2, quindi non aspetta, vabbè, alcuni diranno sì, va bene, alcuni no, lo accetteranno alcuni sì, ma quello sì, ma quello della prima posizione è il mio gioco preferito, quindi dovete rispettarlo più o meno, non imitate gli haters. E adesso vedrete. All'inizio mi dispiace, mi ha spoilerato un po' il titolo. Dunque, allora, The Legend of Spyro, l'alba del drago. Questo è il mio gioco preferito. Ah, non vi ho detto che è uscito anche per PS3 e Xbox 360. Questo qua è del trailer del 2000, del 2012. Cioè, il gioco è uscito nel 2008. Magari per altre versioni, magari per PlayStation 3 e Xbox è uscito per qualche anno fa. Spero che ci sia meno PPC per la next gen, ma allora, che cosa fa? Praticamente Spyro e Cinerea si risvegliano dopo 2 anni, mi sembra. 2 anni che sono rimasti bloccati dal cristallo per via degli eventi del finale di The Eternal of Night. Vi farò anche un video in cui vi parlerò tutta la trilogia di The Legend of Spyro, ma anche degli altri vecchi capitoli della saga di The Dragon, quindi vi dirò tutto nel prossimo episodio, quindi. Ma mamma mia, questo gioco merita di andare a fare il film. In genere, però, mi sembra dopo l'uscita di questo gioco, qualche anno mi sembra, non mi ricordo chi ha avuto questa idea di voler fare un film, ma nel 2011, mi sembra, sì, più o meno in quegli anni, il produttore ha deciso di mollare tutto, mollare le registrazioni. Perché? Non me lo ricordo perché, ma scusate. Un gioco come questo, almeno guardate qualche video, ma questo gioco è una figata assurda. Una trama bellissima, il finale è proprio epico, quello da film. Cioè, tutta la storia di Spyro ve la racconterò in un altro video, ma questo gioco è una figata assurda. Merita il primo posto, ve lo giuro, meglio di GTA 5. Poi capirete. Sì, lo capirete ben presto. Quindi, se vi è piaciuto il video, mettete like, o se non vi è piaciuto dislike, lo capirò perché. Per via di GTA 5, lo capisco che l'ho messo a terza posizione, ma non mi è piaciuto tanto. Da 0 a 10 mi è piaciuto solamente 8. Quindi poi avete visto Assassin's Creed 9, quindi Spyro l'alba del drago 10. Quindi se vi è piaciuto mettete un like o se vi è piaciuto dislike. Ditemi se anche su Instagram se siete d'accordo con la mia posizione dei giochi miei preferiti. Non lo so come mai lo sento parlare, quindi ci vediamo al prossimo episodio in cui forse vi farò parlare della storia di Spyro, che sarebbe anche il mio personaggio preferito. L'ho già detto nel quarto video di Ikinator, quindi questa, come l'ho pronunciato, sembrava masturbazione. Oh mio Dio, non denunciate, non denunciate. Bene, fate bene a non denunciare, quindi ci vediamo al prossimo.